Ciao da Luci. Oggi realizzeremo insieme la stola Diva, che è la stola che avete visto nella foto di presentazione di questo video. È una realizzazione di costanza e io vi farò solo il tutorial del punto, ovviamente, però dicendovi tutte le caratteristiche della stola. Quindi partiamo con il multiplo, che è di 16 più 5, e Costanza l'ha ripetuto per 5 volte. Quindi dovrete calcolare 16 per 5 volte e aggiungere 5 catenelle. Il numero di catenelle iniziali, infatti, è di 85 centimetri per raggiungere una misura di 170 centimetri nel lato lungo e 40 centimetri nel lato corto. Il filato utilizzato da Costanza è un filato invernale. E in questo momento, ovviamente, essendo nella stagione che precede quella calda, non è disponibile, ma va bene qualsiasi cake che abbia una quantità o comunque qualsiasi filato. E per realizzare appunto questa stola è necessaria una quantità di filo di 1100 metri. In descrizione, ovviamente, troverete i link di Merceria Italia Artisan per poter visionare le cakes che o i filati che io vi consiglio per la realizzazione di questa stola. Innanzitutto io vi consiglio il filato Diva. Ecco qui la cake Diva Alise Ombre Batik. Guardate che bellissima sfumatura. Ve la straconsiglio per questo progetto perché è veramente una sfumatura molto morbida. Guardate qui nell'esempio che c'è sulla fascetta, questo vestitino è realizzato con una sola di queste cakes. La metratura di questo filato è di 875 metri per 250 grammi. È una microfibra effetto seta, veramente molto fresca per l'estate, molto molto bella. Vi consiglio questa cake anche per come si presenta il filato. Questa cake ha la particolarità proprio di scivolare molto bene addosso e quindi per una stola rende molto bene la sua vestibilità. Vedete, effetto seta, molto bella, molto fresca e ve la straconsiglio. Ovviamente per questa stola ce ne vorranno almeno due perché vedete che la metratura non arriva a 1100 metri. Se vorrete usarle tutte e due per non avere avanzo, vi basterà aumentare il multiplo di uno o due appunto multipli oppure farla più lunga. Veramente molto bello questo filato, io ve lo straconsiglio. Ovviamente lo trovate da Merceria Italia Artisan della mia amica Francesca. Partiamo dunque con una catenella e voi dovrete avere 85 punti. Io in realtà qui sto facendo solo due multipli per farvi vedere il punto. Ora partiamo. Filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima maglia alta nella quarta catenella dal nostro uncinetto. 1, 2, 3 e 4. Entriamo qui e facciamo la nostra prima maglia alta. Ora 3 catenelle. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, saltiamo 3 catenelle di base, 1, 2, 3 e nella quarta andiamo a fare la nostra prima nocciolina con 4 gettate, quindi entriamo, alziamo bene. La prima potrebbe essere un po' difficoltosa. Rientriamo, alziamo bene. Di nuovo entriamo, alziamo bene e lo facciamo per 4 volte in questo modo. Ora usciamo da tutte queste, ma teniamo
sempre la prima catenella sull'uncinetto, perché andremo a chiudere il punto proprio con quella. Ora una catenella di separazione, saltiamo una catenella sottostante, badate bene che si stringerà un pochino perché questa prende spazio, quindi contiamo bene di saltare la prima e andiamo nella seconda e ripetiamo la stessa cosa, quindi una, due, tre e quattro. Chiudiamo tutto tenendo sempre la prima sull'uncinetto e una catenella di separazione. Dobbiamo fare questo fino ad ottenere 5 noccioline. Quindi di nuovo saltiamo una maglia sottostante, una catenella, ed andiamo a fare un altro punto puff con 4 gettate. 2, 3 e 4. Chiudiamo. E sigilliamo con una catenella e siamo a 3. Di nuovo una catenella di separazione, salto un punto, controllate bene che sia quello successivo alla nocciolina e che non ne saltiate, e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Badate bene che la prima riga sarà un po' più ostica solo e semplicemente perché non abbiamo una base solida alla quale attaccarci. Catenella di separazione, andiamo a fare la nostra quinta nocciolina, quindi saltiamo una catenella di base, 1, 2, 3, 4, sigilliamo tutto con, ecco qua, una catenella. Siamo arrivate ad avere 5 noccioline. Ora 3 catenelle. Io una l'avevo già fatta, 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 catenelle e ricomincio la mia serie, quindi una maglia singola, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 3 catenelle di base e ricomincio con le noccioline, quindi 1, 2, 3 sulla quarta. Faccio la prima, 2, 3, 4, chiudo il punto, chiudo tutto insieme, catenella di separazione. Nuovamente filo sull'uncinetto, salto una catenella, nella successiva un'altra nocciolina e così fino ad averne altre 5. Catenella e così via. Eseguiti tutti i moduli che vi necessitano, a voi se fate lo schema di costanza dovrete fare 5 moduli, quindi io ne ho solo 2 e come se avessi finito, ora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, sulla quarta catenella vado a fare una maglia alta e sull'ultima io non ho contato il cappietto iniziale, quindi ovviamente mi avanzerà il cappietto iniziale, se vi infastidisce potete disfarlo. E ci ritroviamo con questa sequenza, quindi si parte con 2, 3 catenelle di separazione, 5 noccioline separate da una catenella, 3 catenelle di separazione e si ricomincia il modulo. Ovviamente solo e all'inizio e alla fine partiremo con 2 maglie alte. Il modulo prevede che ce ne sia una sola tra un modulo di noccioline e l'altro. Partiamo ora col secondo giro. Partiamo quindi con 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Voltiamo il nostro lavoro ed ora andiamo a fare una maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, perché la prima ovviamente è sostituita dalle catenelle. Filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta vicino alle due sottostanti all'interno dell'archetto. Se vi è più comodo potete anche realizzarla sulla catenella. Io per comodità
la faccio all'interno dell'arco senza puntarmi sulla catenella. 3 catenelle di separazione. Ed ora andiamo a fare un gruppo di noccioline negli spazi che ci troviamo tra una nocciolina e l'altra. Quindi se avevamo 5 noccioline, ora ce ne troveremo 4, perché gli spazi sono per l'appunto 4. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel primo spazio tra le due noccioline ed andiamo a fare una nocciolina con 4 gettate come fatto nel giro precedente. Chiudiamo tenendo sempre la prima asola, chiudiamo, catenella di separazione nuovamente, prossimo spazio un'altra nocciolina. Quindi ho già fatto 2 gettate, 3 e 4. Chiudiamo tenendo la prima asola, chiudiamo tutto insieme, catenella di separazione. Ora di nuovo un'altra nocciolina, 1, 2, 3, 4. Chiudiamo tenendo la prima asola, chiudiamo tutto insieme, catenella di separazione. Andiamo a fare l'ultima nocciolina, 1, 2, 3, 4. Chiudiamo tutto insieme e facciamo 3 catenelle di separazione, 1 2 3. Ora filo sull'uncinetto, possiamo o prendere la catenella o agganciarci vicino alla maglia alta sottostante all'interno dell'archetto, e io farò così. Farò la prima maglia alta, la seconda la farò puntandomi proprio sulla maglia alta e la terza la farò nell'archetto successivo proprio vicino alla maglia alta, e quindi abbiamo un gruppetto da 3 catenelle di separazione ed andiamo a ripetere il modulo di noccioline. Quindi facciamo la prima nel primo spazio, 3 4, catenella di separazione. Vado un po' più velocemente perché a questo punto le noccioline dovreste aver capito come si realizzano. Chiudo, catenella di separazione, terza nocciolina, 1 2 3 4. Scusate, l'ho fatta un po' molle per evitare la disfo e la rifaccio. 1 2 3 e 4. È molto importante che le noccioline abbiano la stessa tensione per evitare, vedete qui che c'è un filo tirato, io poi andrò a sistemarlo un pochino con l'uncinetto, ma è necessario che siano tutte con una buona tensione e sempre la stessa, soprattutto per evitare che ci siano fili che saltano fuori dalla nostra nocciolina. Chiudiamo il tutto, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, ed ora andiamo a fare la prima maglia all'interno dell'archetto o sulla catenella vicinissima alla maglia alta. Io la faccio all'interno dell'archetto, la seconda la faccio sulla seconda maglia alta e la terza la vado a fare sulla terza catenella d'inizio giro. In questo modo esco da 2 ed esco da 2 ed abbiamo effettuato anche il secondo giro. Il terzo giro partirà sempre con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta, volto il mio lavoro e vado ad aggiungere una maglia alta in più ai moduli sottostanti. Quindi lavoro una maglia sulla seconda e siamo a 2, lavoro una maglia sulla terza sottostante e siamo a 3, lavoro una maglia nell'archetto e siamo a 4. Vedete, stiamo ingrandendo il rombo a maglia alta e stiamo rimpicciolendo il rombo a noccioline. Ora le noccioline dovranno essere 3 perché lavoreremo solo negli spazi tra esse sottostanti. Quindi 1 2 3 catenelle,
carico il filo e vado a fare le noccioline proprio in mezzo alle noccioline sottostanti. Quindi 2 gettate, 3 gettate, 4, chiudo tenendo la prima asola, sigillo il tutto e faccio una catenella di separazione, di nuovo 1, 2, 3, 4, chiudo tenendo la prima, sigillo e catenella di separazione, vado a fare l'ultima, 1, 2, 3, 4, chiudo, chiudo di nuovo e 1, 2 e 3 catenelle a questo punto, perché dobbiamo andare ad ingrandire questo rombo. Quindi entro vicinissima, quindi nell'archetto, ma vicinissima alle maglie sottostanti con una maglia alta, una maglia alta su ognuna delle maglie successive, 2, 3, 4 e una maglia alta nell'archetto sottostante vicinissima alle maglie alte, in questo modo. Ripeto quello che ho fatto qui, quindi 3 catenelle e vado a fare le noccioline tra le noccioline sottostanti negli spazi. Fatte le nostre noccioline, ho realizzato 3 catenelle e chiudo come sono partita, quindi all'interno dell'archetto vicinissima alle maglie sottostanti faccio la mia prima maglia alta, dopodiché realizzo le 3 rimanenti per un totale di 4. Quindi le due sulle due maglie sottostanti e la terza fatta nella terza catenella di inizio giro. In questo modo sono andata a finire il nostro terzo giro. Partiamo col quarto. 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, voltiamo il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti a far crescere questo rombo. Quindi sulla seconda facciamo una maglia alta, sulla terza facciamo una maglia alta, sulla quarta facciamo una maglia alta ed una maglia alta nell'archetto vicinissima alle maglie alte. A questo punto le maglie saranno 5. 3 catenelle di separazione e come fatto sotto dobbiamo andare a fare 2 noccioline nei due spazietti restanti, 1, 2, 3, 4 gettate, chiudo, catenella di separazione, 1, 2, 3, 4 gettate, chiudo, catenella di separazione. Come avete visto, le noccioline le chiudiamo in due tempi come se fossero delle maglie alte. 3 catenelle di separazione, una l'ho già fatta, ne vado a fare altre 2, quindi il totale sono sempre 3 catenelle di separazione tra un modulo e l'altro. Se dovessi sbagliare sappiate che sono sempre 3. Vicinissima alle maglie alte nell'archetto vado a fare la mia prima maglia alta, quindi l'aumento di questo rombo. Lavoro tutte le maglie sottostanti, quindi siamo a 3, 4, 5, 6 e l'ultima, la settima, la facciamo nell'archetto vicinissima alle maglie alte. 3 catenelle di separazione e ripetiamo la sequenza. Andremo a chiudere il giro facendo le 3 catenelle di separazione, la maglia nel primo archetto e poi lavoro tutte le maglie sottostanti. Quindi lavoriamo in maniera simmetrica. Come abbiamo iniziato, andiamo che avremo ottenuto al termine del quarto giro. Ora partiamo con il quinto. Sempre 3 catenelle per partire, voltiamo il lavoro e lavoriamo tutte le maglie sottostanti. 2, 3, 4, 5, 6 e nell'archetto facciamo la settima,
in questo modo 3 catenelle di separazione e andiamo a fare una sola nocciolina nello spazio tra le due noccioline sottostanti. Quindi 1, 2, 3 e 4 gettate. Chiudo il primo tempo, chiudo il secondo tempo, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado a lavorare questo rombo ingrandendolo, quindi il primo e l'ultimo saranno nell'archetto. Quindi un punto alto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, scusate, settimo, ottavo e nono. 3 catenelle di separazione, un'altra nocciolina all'interno dello spazietto tra le due sottostanti. Prima gettata, seconda, terza, quarta. Chiudo il primo tempo, chiudo il secondo tempo, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Nello spazio la prima maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, scusate, mi tira il filo, e la sesta nella terza catenella di inizio giro. Ecco che abbiamo concluso anche questo giro. Attenzione, perché nel prossimo giro il lavoro sarà un pochino diverso. Partiamo quindi col sesto giro. 3 catenelle, voltiamo il lavoro e senza alcuna catenella di separazione nella maglia successiva, quindi la prima è quella delle 3 catenelle, la seconda andiamo a fare la nostra prima nocciolina. 1, 2, 3, 4. Chiudo il primo tempo, il secondo, perdonatemi, mi si è incastrato il filo. Catenella di separazione, salto una maglia sottostante, nella successiva vado a fare un altro punto nocciolina, catenella di separazione, salto una maglia sottostante, sull'ultima del rombo vado a fare l'ultima nocciolina, chiudo e ho 3 noccioline, 3 catenelle di separazione. Ora filo sull'uncinetto e su questa nocciolina sottostante andiamo a fare una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle e andiamo a fare la prima nocciolina sulla prima maglia alta del blocco successivo. In questo modo. Chiudiamo, catenella di separazione, salto una maglia sottostante, nella successiva un'altra nocciolina. In questo modo, catenella di separazione, salto una maglia, nella successiva un'altra nocciolina. Catenella di separazione, salto una maglia, nella successiva una nocciolina. Quindi, come avrete capito, vado a lavorarle tutte con noccioline saltando una maglia divise da una catenella. Quindi salto la penultima, sull'ultima faccio la mia ultima nocciolina. Le noccioline dovranno essere 5, come vedete. 3 catenelle di separazione, sulla nocciolina sottostante faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, nuovamente prima maglia del modulo sottostante, la prima nocciolina, catenella di separazione, ne salto una, nocciolina nella successiva, 2, 3,
4, catenella di separazione, quindi ne salto una, in quella dopo di nuovo nocciolina. Senza alcuna catenella di separazione, sulla terza catenella di inizio giro sottostante ovviamente vado a fare una maglia alta. Come vedete la lavorazione è cambiata, dove prima avevamo il punto alto, ora abbiamo le noccioline e viceversa, quindi qui si restringeva il rombo, adesso andiamo a ingrandire il rombo qui a semplice maglia alta e a restringerlo qui a nocciolina. Quindi procediamo col prossimo giro con 3 catenelle. 1 2 3, voltiamo il lavoro, queste 3 catenelle saranno la prima maglia alta. Attenzione, perché in questo giro c'è la catenella di separazione tra il primo punto e le noccioline. Fate molta attenzione, perché ci si potrebbe sbagliare, io perlomeno ho sbagliato nella lettura dello schema. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta, la catenella aggiuntiva, quindi la quarta, è quella di separazione. Filo sull'uncinetto, nel primo spazio tra la prima nocciolina e la seconda vado a fare una nocciolina. Come avrete capito, gli spazi sono 2, le noccioline saranno 2. Catenella di separazione, entro nel prossimo spazio e faccio la seconda nocciolina in questo modo. Chiudo, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, entro nel primo archetto vicino alla maglia alta e faccio una maglia alta sulla maglia alta nell'archetto successivo vicino alla maglia alta, e quindi le maglie alte sono diventate 3 in questo modo. 3 catenelle di separazione e si ricomincia a fare le noccioline negli spazi. Quindi se avevamo 5 noccioline, come qui diventeranno 4, quindi andiamo a ripetere quello schema. Fatte le 4 noccioline, 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare la prima maglia nell'archetto a destra della maglia sottostante, maglia alta su maglia alta, maglia alta alla sinistra nell'archetto. Vedete, stiamo ingrandendo. 3 catenelle di separazione, nuovamente prima nocciolina nel primo spazio tra quelle sottostanti, catenella di separazione, la seconda, ho tirato dentro un capello, la seconda nel secondo spazietto. Chiudiamo il punto, ricordatevi che c'è la catenella di separazione. Una catenella di separazione, vado nella terza catenella di inizio giro e faccio la mia maglia alta di chiusura. Abbiamo finito anche questo giro. Partiamo ora con l'ottavo giro. 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, voltiamo il lavoro ed ora il perché di questa catenella, perché qui dobbiamo mettere una nocciolina. Quindi entriamo nello spazio tra la maglia alta, quindi le 3 catenelle sottostanti, e la nocciolina, e ci facciamo una nocciolina. Chiudiamo, catenella di separazione, ovviamente nel prossimo spazio nuovamente nocciolina. Chiudiamo, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Di nuovo, prima maglia nell'arco, lavoro le 3 maglie sottostanti, e una maglia nell'arco che c'è dopo. Come vedete, le maglie da 3 sono diventate 5. 3 catenelle di separazione. Di nuovo vado a lavorare tutte noccioline negli spazi delle noccioline, quindi adesso saranno 3. 3.
3 catenelle di separazione, nuovamente maglia all'interno dell'archetto, lavoro sulle 3 maglie, maglia nell'archetto che succede 3 catenelle, una nocciolina nel primo spazio, stavo facendo maglie alte, non so per quale motivo, perdonatemi. Catenella di separazione. Ora la seconda catenella la mettiamo proprio nello spazietto creato dalla catenella del giro sottostante, quindi una, due, tre, quattro. Chiudo il punto senza catenelle di separazione. Sulla terza catenella la contiamo dal basso, è più semplice, 1, 2 e 3, quindi questa. Andiamo a fare la maglia alta. Ecco qui che abbiamo concluso anche questo giro. Guardate il punto come inizia a diventare veramente bello. Ovviamente voi adesso lo vedete con le maglie molto allargate. Ho scelto questo filato, quindi non dà una composizione molto compatta, ma ho scelto questo filato per farvi vedere bene le maglie. Avrei dovuto lavorarlo con un uncinetto inferiore. L'ho lavorato appositamente con un uncinetto più grande per avere, ecco, questo spazio, proprio per farvi vedere meglio il punto. Vi consiglio, per non avere così tanto spazio e poca compattezza nei rombi a maglia alta, di usare un uncinetto adeguato per la lavorazione del filato che state utilizzando. Partiamo quindi col prossimo giro. Anche il nono giro parte con 3 catenelle, 1, 2, 3. Volto il mio lavoro e attenzione, ce n'è una aggiuntiva di separazione. Mi raccomando, fatela. Quindi nel giro, questo è il nono, quindi nel settimo e nel nono giro c'è la catenella di separazione dopo la maglia alta iniziale. Entro nello spazietto tra le noccioline e faccio la punta del mio rombo. Quindi vado a fare 4 gettate, chiudo e 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Vado a ingrandire ulteriormente questo rombo, quindi una maglia nell'arco, maglia su maglia per tutte quelle sottostanti, maglia nell'arco che segue. A questo punto le maglie saranno 2, 4, 6, 7 e 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado a fare 2 noccioline nei due spazi sottostanti, quindi la prima catenella di separazione, la seconda. Badate bene di non confondervi, voi ne vedete una nel primo rombo, ma in realtà qua ce ne sarà un'altra. Come vedete lateralmente, quando ci sono i rombi, avrete due giri da due noccioline e due giri da una nocciolina. Quindi non confondetevi, perché magari guardando il disegno pensate ho sbagliato perché qua ce ne sono due invece di una, mentre qui ne ho una. Non conclude questo giro. Non inizia e non finisce esattamente con lo stesso numero di noccioline centrali. Badate bene questa cosa, altrimenti potreste pensare di aver sbagliato. 3 catenelle. Nuovamente vado a ingrandire questo rombo, quindi prima maglia all'interno dell'archetto, lavoro tutte le maglie sottostanti, maglia nell'archetto, 3 catenelle di separazione, nocciolina qui in mezzo nello spazietto tra le due noccioline sottostanti.
catenella di separazione, mi raccomando, in questo giro c'è la catenella, terza catenella di inizio giro, vado a fare la mia maglia alta finale ed abbiamo concluso anche questo giro. Guardate come sta prendendo forma questo punto, veramente bellissimo. Partiamo ora quindi con il decimo giro, 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto e come potete vedere adesso abbiamo uno spazio tra la maglia alta e la nocciolina sottostante e ci facciamo una nocciolina. Chiudiamo, 3 catenelle. Quindi, come già detto, ci ritroveremo con 2 giri da 2 noccioline, 2 giri da una nocciolina nel rombo che inizia, quindi quello vicino al bordo. Mi raccomando, non pensiate di aver sbagliato. Filo sull'uncinetto, andiamo a ingrandire questo rombo. A questo punto avrete già capito come si ingrandisce, quindi non sto più a dirvi dove devo fare le maglie alte. Fate in modo che, insomma, siano ben vicine. E ripeto anche che se volete, perché non vi piace come viene, potete lavorare la prima maglia alta non nell'arco ma sulla catenella che precede e succede le maglie sottostanti, quindi potete tranquillamente decidere se fare questa cosa oppure se lavorare come me negli spazi. Se vedete che si allontanano troppo dal rombo potete optare per questa soluzione. 3 catenelle di separazione, il rombo adesso sarà di 2, 4, 6, 8, 9 maglie alte, perdonate il rumore che sentite, di nuovo nello spazio andiamo a fare la nocciolina singola, 1, 2, 3 catenelle di separazione, di nuovo ingrandiamo questo rombo e via così per il resto del giro. Ovviamente faremo insieme l'ultima nocciolina, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vedete c'era la maglia alta con la catenella, quindi crea lo spazietto e quindi tra la nocciolina e le 3 catenelle iniziali andiamo a fare l'ultima nocciolina del giro. Chiudiamo la nocciolina senza catenella, carichiamo il filo, contiamo dal basso 1, 2, 3, quindi questa è la terza e andiamo a fare la maglia finale. Abbiamo finito anche questo giro e come vedete abbiamo chiuso il rombo che avevamo aperto a maglia alta e abbiamo chiuso a nocciolina. Questo invece l'abbiamo chiuso a nocciolina e l'abbiamo riaperto a maglia alta. La lavorazione sarà sempre così. Noi ora andremo a fare l'undicesimo giro, che non sarà altri che questo giro ricreato su questa lavorazione. Dopodiché sarà sempre la stessa cosa, dovrete proseguire sempre nello stesso modo, quindi i giri si susseguono. Avrete questo giro riportato qui, questo giro riportato qui, questo giro, il secondo giro riportato nel giro successivo e via così, quindi i giri di lavorazione sono 11. Vi faccio vedere come si ricrea questo, quindi il primo giro riportato come undicesimo, dopodiché le ripetizioni ovviamente sono sempre le stesse. 3 catenelle, iniziamo sempre con la maglia alta, voltiamo il lavoro e la seconda maglia alta la andiamo a fare sulla nocciolina. Vi faccio notare per l'appunto che avevamo iniziato nel primo giro con 2 maglie alte e in questo giro ne abbiamo 2 ad iniziare. 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla prima maglia alta del rombo sottostante andiamo a fare la prima nocciolina. Chiudiamo il primo tempo, il secondo catenella di separazione, saltiamo una catenella e ripetiamo, quindi andiamo a fare su tutte le maglie alte una nocciolina separata da una catenella saltando una maglia sottostante.
veramente molto semplice questo punto, molto d'effetto e molto semplice da realizzare. Fatta la catenella di separazione, terz'ultima maglia, catenella di separazione, salto, vado nell'ultima, chiudo, 3 catenelle di separazione, maglia alta sulla nocciolina, 3 catenelle di separazione, nuovamente prima maglia alta nocciolina, catenella di separazione e via così per tutto il giro. Come vedete, dobbiamo né più né meno ripetere il primo giro, vedete? Siamo esattamente nello stesso punto, quindi concluderemo con le 3 catenelle e le 2 maglie, una fatta sulla nocciolina e una sulle 3 catenelle di inizio giro. Fatta l'ultima nocciolina, facciamo le 3 catenelle di separazione. Sulla nocciolina sottostante, qui è un po' strettina, non si vede, andiamo a fare la prima delle 2 maglie alte. Sulla terza catenella di inizio giro, vedete, le separiamo bene, contiamo 1, 2, 3, andiamo a fare l'ultima maglia alta. Ecco qua il nostro punto completamente finito. Ora, per bordare questo bellissimo punto, non resta semplicemente che fare 2 o 3 giri di maglie alte. Le bordure, ecco, la bordura la scegliete voi. Oppure un solo giro qui di maglia alta e un solo giro qua, decidete voi. Se fate la bordura, sappiate che dovrete mettere sulla maglia in angolo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, voltare il lavoro e scendere modulando bene le maglie sul bordo. Se avete una mano stretta, andrà una sequenza di 2 maglie, una maglia, 2 maglie, una maglia a seconda dei giri. Se avete una mano più tirata, 2 maglie lateralmente ad ogni maglia alta. Ora, siccome la bordura è veramente di una semplicità estrema, non voglio farvi perdere altro tempo perché questo video è già stato lunghissimo, quindi non voglio farvi perdere ulteriore tempo per farvi vedere anche un bordo che è veramente di una semplicità incredibile. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, ringrazio Costanza perché lei ha fatto la stola, io vi ho fatto solo vedere il punto, e ringrazio sempre Merceria Italia Artisan per i bellissimi filati. Io vi consiglio questo diva meraviglioso, naturalmente qui in descrizione trovate tutti i link, vi metterò una serie di filati che io ritengo adatti per questo progetto, quindi sia sfumati che tinta unita di diversi spessori, diverse consistenze e comunque diverse tipologie, che siano gomitoli o cakes. Vedremo poi che cosa vi metterò in descrizione. Vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche per questo tutorial. Ciao da Luci, un bacio, a presto!